Baba, premiato come miglior atleta dell'anno, che vuol dire? Che emozione è per te? Sì, per me è un grandissimo riconoscimento, che ormai 9 anni che sono qui e veramente sono contentissimo quando mi hanno informato che mi sono stato premiato. E li ringrazio tantissimo. Senti, domenica c'è una partita fondamentale per continuare a sognare questa Fiorentina capolista. Te l'aspettavi e ti chiedo anche se iniziate a parlare un po' di scudetto voi nello spogliatoio. No, noi col mister non ci parla nemmeno di questo, si lavora e basta. Quindi facciamo parte dopo partita e i risultati vengono. Quindi vogliamo tenere il primo posto fino alla fine. C'è un dato sorprendente che ti riguarda. In campo fai gol una volta ogni 74 minuti. Qual è la ricetta? È quello che vuole il mister, quando entro devo fare gol, quindi quando entro cerco anche io di fare gol, ma anche soprattutto per la squadra. La squadra sta andando, stiamo facendo un gran lavoro, dobbiamo continuare così, non c'è uno per uno, ma giochiamo da squadra per vincere. Immagino però che ti piacerebbe trovare un po' più di spazio, perché hai trovato un compagno come Kalinic che obiettivamente la butta dentro appena il pallone tra i piedi. Sì, mi piacerebbe, ma in questo momento non sto pensando. Mi piacerebbe giocare come tutti gli altri, ma in questo momento sto lavorando per essere pronto quando entro o quando gioco. In cosa è che sei migliorato in questo inizio di stagione con Paolo Sosa? Sì, magari più sotto la porta. Sotto la porta, guardi, credo che sbaglio pochissimo adesso. Adesso come adesso sbaglio pochissimo. Dobbiamo continuare così e fare un campionato, un grandissimo campionato. Senti Baba, dalla tribuna stampa si sentono le urla di Sosa, soprattutto indirizzate a te quando sei in campo, ma cosa ti dice? Sì, ma sempre tornare indietro, ma lo fa con tutti, è quello che chiede il mister, quando lui è così, è giusto anche che richiamare i giocatori, tornare indietro, richiamare quello, richiamare quell'altro, ma con tutti lo fa, quindi è una cosa... È una cosa bellissima, uno che ti chiama, dici qua, di là, ma aspettiamo. Ci sono delle voci di mercato che ti riguardano già dall'Inghilterra. Ti chiedo se c'è qualcosa di vero e se soprattutto vuoi comunque, insomma, legare il tuo destino alla Fiorentina ancora. Io non ho ancora parlato, ho visto voci, sentito voci, tutto, ma io non sto pensando a queste cose qua. Io penso di rimanere qua e basta. Vuoi rimanere qua? Sì.